Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo vlog, in un nuovo giorno. Aspettate che avendo le porte chiuse non si vede niente, perché stamattina tira vento. Comunque, buongiorno, io sto facendo le pulizie. Ieri ho fatto lo shampoo, poi ho fatto le treccine e questo è il risultato. Sono venuti veramente molto 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 carini. Allora, volevo un attimo prendere il qua, due fogli per pulire i vetri e poi i pannetti, quelli là antistatici per andare a togliere la polvere. Devo consumare questo. Questo qua, ragazzi, l'ho preso Dexal Eurospin, ma non mi piace. Non mi piace, ragazzi, mi trovo benissimo con quella bomboletta, che mo non ce l'ho neanche qua, ce l'ho in cucina. La bomboletta, beh, quella là che vi faccio vedere sempre che prendo all'MD, quella è veramente super super ottima. I vetri li lascia uno splendore, veramente ottimi. Invece questa qua, insomma, è nì. Non li lascia sporchissimi, però a volte capita che insomma, al dividere un'altra ripassata, altrimenti vengono un pochino macchiati così. Aspettate un attimo, arrivo subito. Prendo giusto due strappi di, ok, del Blitz. Eccoci qua. E andiamo di là nella mia camera. Ho accompagnato Jacopo all'asilo mentre i grandi sono qui. È finita la scuola e quindi sono a casa. Secondo voi cosa stanno facendo? Uno è con la Play e un altro è con il telefono e già stanno litigando a chi deve giocare con la PlayStation, a chi deve giocare. Oh, ma non vi già faccio! Comunque, volevamo andare a Roma. Solamente io e i bambini in questi giorni. Ora vediamo un po' quando andare. O vado settimana prossima, per esempio faccio lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, poi rivengo. Vengo venerdì mattina, ma vediamo un pochino. Che poi in modo tale che so qua quando torna Giuseppe. Perché in questi giorni voglio un attimo organizzarmi per quanto riguarda i video e tutte queste cose qua. Perché come sapete da papà c'è il wifi per navigare su YouTube, hanno internet, però non hanno la velocità per caricare i video. Veramente non si caricano, ma proprio zero. E quindi mo mi voglio un attimo organizzare in questi giorni per quanto riguarda i video, magari soprattutto quelli là su DBG. Perché i vlog avevo pensato magari di farli con il telefono, o il programma che già uso per TikTok, e quindi magari caricarli con il telefono, però DBG comunque devo organizzarmi perché altrimenti lì non posso caricare veramente nulla, nulla, nulla. Vabbè, ora vado di pulizie, ragazzi, il letto l'ho già fatto e nada, insomma, questo è quanto, come tutte le mattine si va di pulizie. Finalmente ho finito di fare tutte le mie faccendine. Devo ancora però, ragazzi, ma non si finisce mai. Stendere tutti gli asciugamani. Poi devo. Aspetta, devo piegare i panni e basta. Poi ho passato l'aspirapolvere, ho pulito il bagno, ho fatto tutto. Ho tolto anche la polvere. Ma a sto tempo è uno schifo. Anche oggi è nuvoloso. Cioè, veramente, ragazzi, non si capisce sto tempo com'è. Giuseppe dice stamattina hanno trovato un incidente sull'autostrada di una persona morta. Mo'? Si è nuvolato però. Speriamo che non piove. Ha rotto un po' le scatole, nel tempo. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Clear to see from up here. No, comunque questo tempo è diventato proprio una palla al piede, ma no, per scherzo, ma per davvero.
cioè il primo giorno lo desideravo con tutto il mio corazon, ma mo ha rotto un po' le scatolone. Qui è nero, di là è aperto. Speriamo che sia solamente questa macchia nera e che non venga a piovere. Comunque c'è un silenzio, cioè silenzio per modo di dire, c'è una tranquillità, perché siamo solamente io e Christian. Vincenzo, secondo voi, è andato da mia suocera, visto che non c'è mia cognata, che mia suocera sta da sola, insomma, mia cognata Alessia è andata con la sorella mia cognata Marianna al mare. E niente, quindi Vincenzo è andato lì. Settimana prossima andremo un 3-4 giorni a Roma, solamente io e i bambini, così porto pure l'aspirapolvere a papà. Dopo ve la faccio vedere e poi comunque ve la farò vedere aperta, è una collaborazione, ve la farò vedere aperta a Roma. E quindi settimana prossima andiamo a Roma, partirò inizio settimana e tornerò prima del fine settimana, in modo tale che poi torna anche Giuseppe, quindi sto fine settimana staremo qua, insomma siamo soli, ce ne andiamo una mezza giornatina al mare, vediamo un po'. E poi settimana prossima, insomma, vado, vi ripeto, 3-4 giorni a Roma, non di più, perché poi là da papà non c'è linea. Ce ne andiamo però un pochino al mare la mattina, visto che è vicino. Il mare è veramente vicino lì, è più vicino là anziché qua. E quindi volevo andare già questa settimana, però avevo dimenticato che poi il 17, quindi il 17 che giorno è? Pare di giovedì. Quindi il giorno che vedete questo video praticamente ho la visita con il nuovo pediatra e devo farvi visitare, insomma, tutte e tre, così una visita di controllo anche per conoscerlo. E vabbè, quindi ho un po' di impegni, domani mi dovrebbero arrivare dei pacchi, quindi vabbè, ho un po' di impegni questa settimana e se ne parla la settimana prossima. Marono, i gridi, due sta... Oh, apri un po' la finestra del bagno per piacere. Allora, devi scendere dalla bici e fatti aggiustare la maglia, che Jacopo si è messo la maglia al contrario. Vieni qua, Cristian, Jacopo, per piacere. Ciao, ragazzi. Andiamo, vieni qua. Piano piano, No, leva solo le mani. Solo le mani. Vai, tira indietro. Bravo. Ok. Ecco, yeah, metti qua, scemo. No, due. Già ti hai sporcato, guarda. Fai niente, già. Vieni qua, fatti pulire un po' le mani. Pio. Signora. Pio. Jacopo. Te. Tutto il tuo Cisellagno? Tutto il tuo Cisellagno. Bravo. Andiamoci solo noi due, yeah. Bravi. E poi e lui buttato il legno e te, yeah. E poi oh, vedi, ah. Basta. Lì c'è Pietruccio, Cristian. Mamma, forse domenica. Che fai? Vado una volta da veramente? Però io e nonno. Non ce l'ho fatto però. O nonno? O nonno durissimo, sì. Ah? No, è la pizzeria con Nonno Italia. Cioè, Cristian, metti due o tre bottiglie nel frigo per piacere. Non aspettate sempre me. Niente, siamo saliti ora dalla villa comunale. E niente, mo ce ne andiamo a mangiare la pizza con mamma. Perché niente, stamattina mi ha mandato il messaggio che voleva andare a mangiare la pizza. Visto che il compagno deve andare a fare un servizio, insomma, quindi sta da sola a cena. Volevo mangiare qua, ha detto no, vuole andare a mangiare una pizza oppure un kebab, non lo so. E quindi mo nel frattempo che viene, a proposito, ho preso il telefono che lo volevo mettere un pochino sotto carica. Aspetta, ok, ecco qua. Metto un po' il telefono sotto carica.
E niente ragazzi, mamma mia, ci voleva proprio una bella chiacchierata in tranquillità in villa, perché devo dirvi la verità, io quando vado nella villa comunale sto tranquilla, perché comunque i bambini giocano. Io poi ecco sto con zia, anche con altre signore, quindi stiamo veramente molto molto bene. Niente, ma visto che dobbiamo uscire, mi voglio mettere giusto. Pio, no amore. Comunque i capelli con le trecce vengono molto bene. Questo sarà secondo me il mio look per tutta l'estate 2021. Yeah. No, comunque, aspetta, c'è la gomma, sta incastrata tra i denti. Comunque io metto giusto, mo vediamo, qualcosa. Il mascara l'ho messo già stamattina, solamente che portando gli occhiali non si vede una ceppa. E stamattina mi sono messa giusto un po' di matita sulle sopracciglia e ho messo il mascara e avevo messo giusto un pochino di terra un po' più scura qua a mo' di blush e basta, non mi ero messa più niente. Questa è la mia faccia, brufolozzo di fronte qua, proprio al centro, ping, e devo farmi anche le ciglia qua, le sopracciglia. Palle, ma dico io, no, la donna, se il signore ci ha inventato con i peli, perché tocca toglierseli? Siamo tutti carini con i peli. Tutte noi donne unite con i nostri peli. Basta, non se ne può più essere schiavi della lametta, della ceretta, il filo indiano, filo arabo, filo giapponese, basta. Praticamente sono vestita sempre uguale, ragazzi. No, io non mi sono proprio cambiata perché tanto sono pulitissima. L'unica cosa che ho fatto, ho aggiunto rossetto rosso. E ho cambiato le scarpe, ho messo queste qua con il tacchettino piccolino, ok, e questo è l'unico cambiamento che ho fatto. Sta salendo anche mamma, aspettate, lo so, non mi vedete, qua gli accappatoi in giro per casa, che siamo tornati comunque dalla villa, i bambini devono per forza lavarsi perché si buttano a terra. E comunque c'è sporco, ci passano tantissime persone, ci passano anche i cani, quindi assolutamente lavaggio del corpo tutte le sere. E niente, vabbè, andiamo ad aprire la porta, eccola. Ah, bici, Cristian, bici, sta ancora qua, guardate Cristian com'è fighetta. Fatti vedere. Ma tu dammi se niente è bella. Che bella, oggi qui ci ha preparato qua un russetto, tac. Ah, ti ha fatto shampoo di tac. Ah, capisci? No, io veramente sono studiata stamattina così. Ah, niente. Cristian, fatti vedere. Che scherzo è là, va. Sta da sogro, ma. No, poco, poco, poco. Mamma. Grazie. Che ci potremmo mettere in coppa, mangiamo quelle patatine. Mamma! Oh, amore! Ti sa, mettiti, basta sta voce. Bottiglia andata. Ma tu dielo. E questo è il nostro paninozzo. Invece ai bambini, kebab, provo le patatine. E per noi kebab, cipolla, insalata. Buone, lì è. Pure Cristo, poco poco. Jacopo, mangia però. Ma io giocavo. No, non si gioca. Grazie mille. Hai giocato già in villa, mangia. Ma perché? Ma è mio. Ma come? Tutti quanti in villeggiatura con domenica. Hai detto per cascio quant'è ora? Eccoci, tornati a casuccia. Allora, la porta l'ho chiusa. Adesso, Cristian, non gridare. Metto a fare un attimo la lavatricetta. E ragazzi, c'ho sempre la cesta vuota ultimamente. Che bellezza, veramente che bellezza. Aspettate che ci metto all'interno, visto che c'è qualcosina di leggermente più scuretto. Presi questi qua, li assorbi e smacchia. Assorbono il colore, sono smacchiatori anticalcare, diciamo che sono buonini.
Ok, allora, uno di questo. E oggi ci mettiamo una Pods della Lenora. Senti come sparano. Buona. Carine, ma poi troppo carine in mano. Tutte gommose, sfiziose. Oh! Sì, sì. Allora, questa qua, aspettate, la mettiamo sotto. Ok, panni sopra. Avviamo. Oppla. Niente, allora siamo andati a mangiare un bel kebab. Perché la pizza, sinceramente, l'abbiamo mangiata già sabato con Giuseppe, da mia cognata Marianne. E quindi abbiamo deciso di mangiare il kebab, perché il sushi la sera costa molto di più. E poi niente, siamo andati a mangiare un gelatino che noi grandi personalmente non avevamo tanta voglia, però poi i Cristian e Jacopo lo volevano e va bene così. Vincenzo da mia suocera oggi è venuto in villa, gliel'ho detto. Ho bevuto un attimo, non ne ho più. Quando mangi il gelato è una croce. Che c'è, Cri? Ma il gelato! Quel gelato che ci abbiamo mangiato, si scemo, Epi? Aspetta, alzi, ti mettiamo bene le coperte. Domani. Noi siamo scemo nudi, Epi. No. Gelato! Ma l'abbiamo mangiato con noi in Italia! Comunque comincia a far caldo, eh. Mamma mia, Jacopo, che ti metti pure il coperto? Allora, non chi lo fa copra. E comunque, vabbè. Questo è. Oh, mi sono messa le scarpette. Quelle là avete visto, no? Super comodissime, devo dirvi la verità. Perché sinceramente non le ho mai acquistate. È la prima volta. Perché ho sempre un pochino avuto paura di acquistare le scarpe con un tacchettino pure piccolino, per paura che mi stancassi subito. Non ci ho dimenticato il telecomando. Però, insomma, vabbè, quest'anno ho fatto la prova e le ho messe. Veramente molto molto comode. Sono comodissime pure per andare ad una cerimonia. Voi le tenete su tutta la giornata. Mentre magari ti metti quei tacconi talmente alti che già solamente appena stai andando alla cerimonia già sei stanca, quindi figurati come fai a sopportare tutta una cerimonia. No, super comodissime. Ah, comunque ragazzi, stanchissima. Anche quest'altra giornata è terminata. Io vi lascio un bacione super super grandissimo. Se Dio vuole ci vediamo domani mattina con un nuovo vlog e poi sabato su The BG. Ciao.